Allora, prima domanda. Quanto si deve parlare? Quanto dura? Quanto dura la sua risposta? Si va a Vanvera? Sì, a Vanvera. Pur parlé. Allora, dalla sua biografia si legge che ha frequentato l'università e che si è laureato in letteratura francese. Com'era l'università ai suoi tempi? Si studiava noi figli degli operai e dei poveri, perché nel dopoguerra, quando io ero giovane, i più avvantaggiati nella vita economica si buttavano all'industria e non allo studio, perché si era capito che il denaro conduce la vita. È quello che ora le famiglie insegnano ai bambini. La cosa importante sono i soldi. È un grave errore perché, insomma, Mazzini e Garibaldi ci avevano abituato anche ai valori. Ecco, Mazzini ha scritto i doveri dell'uomo, non i diritti e basta. Ecco, e, insomma, noi si studiava perché la gioia, la fortuna di avere in mano un libro. I libri erano una cosa carissima allora. I professori universitari guadagnavano ancora 1.000 lire al mese. Mi ricordo che un mio amico prete, perché a lettere erano tutte donne, un prete, un frate e qualche frocio come me. Allora il mio amico prete mi disse: io vorrei fare una tesi di filosofia su Hume. Dico: guarda, un prete che fa Hume non credeva in nulla. Sì, ma dico, ma forse anche tu non credi in nulla. Dico, va bene così. Ti porterò io da Garin, che era un grande professore di sinistra. E questo professore vide arrivare il prete con un fiasco d'olio. La gioia, non si umiliò, non si offese. Lei conosce le anime e anche i corpi, perché mi ha portato un fiasco d'olio. E dice: no, ma no, gli darò una tesi sulle trasformazioni del diavolo nei poemi cavallereschi. Delizioso, quando c'è il piedino di capra, quando si sente odore di zolfo, insomma è bellissimo. Ci sono, sai, noi si studiava male allora, perché in fretta si sbranavano i classici, brani dall'Ariosto, brani dal Tasso, questi poveri libri. Ma era un'università con delle stanzine buie, quando c'era il vetro rotto c'era un pezzo di carta ancora del tempo della guerra, un freddo. Allora un porcellino di terracotta, questo era tutto il riscaldamento. E si preferivano le stanze piccole, perché così con queste stufettine elettriche o a gas si rimediava. Però non importa, penso che anche Dante Alighieri non avesse tutta quella luce che lui descrive nel Paradiso, come è stato bravo. Quando poi ci sono queste anime che sono come dei lumicini che scrivono «Divigite justitiam, qui iudicatis terram» e finisce con la M. Poi arrivano altri due o tre lumicini e fanno il capino dell'aquila. L'aquila che parla «io feci, io» e invece sarebbe «noi», perché sono gli spiriti. L'idea di fare anonimi gli spiriti del cielo, ma sai, che felicità per noi che si poteva studiare, perché io ero orfano di padre. Il mio babbo è morto a 50 anni nel 45, e quindi mi sono avviata all'università da me. Però mio padre mi aveva dato un dirizzone quando io ero piccolo, che arrivai dalla prima media a casa e dissi: aderivum eundem lupus et agnos venerant siti compulsi superior stabat lup. Mio padre mi guardò e mi disse: Paolo, quando ti troverai in difficoltà nella vita, parla in latino. E mi ha dato
un input. Invece Anna Maria Ortese non ha frequentato l'università. Mi è piaciuta proprio per quello, perché veniva da me, dall'Arembaggio, perché era così anti-accademica. Sì. Nei primi scritti lei dice, non sapevo neanche che cosa fosse l'apostrofo, però che importa. Le sue scritture, poi quando descrive per esempio la letteratura di Chekhov, che dice lo scrittore è come un entomologo che sotto un vetro vede questi piccoli animalini, e così l'umanità. Lei strizza un occhio anche a Kafka, perché non mi dica che non ha letto, vero? E quando descrive un bellissimo quartiere di Napoli, descrive un quartiere che non c'è più, morto. E queste sono le illuminazioni che lei ha prese da Joyce, perché non credo che Dublino fosse una grande bellezza, però quando la scrive lui sembra bella. Invece quando abbiamo visto lo spettacolo ieri sera, sì, il personaggio di Eugenia, quando non vede l'ora di indossare questi occhiali per riuscire a vedere il mondo, ma poi quando li mette, li vede... E vede la realtà, purtroppo. E addirittura Anna Maria Ortese vomita questa bambina per il dispiacere. Ecco, mi sono chiesta quando lei ha indossato per la prima volta gli occhiali. Io? Sì. Ma io li ho visti subito, prima di essere adulto, perché sono cresciuto durante la seconda guerra mondiale. I tedeschi mi hanno in tre trombato la mamma. Si chiede, mammina, dimmi, Paolo, su, su, ci si lava, è tutto passato. La mia mamma era un genio, perché ha messo le prime scarpe, credo, a 18 anni, perché stava scalza su una montagna, arrivava in città, si metteva le scarpe per andare a scuola. E poi aveva in tasca 5 centesimi e comprava un panino e un'acciuga, e con questo stava bene fino alla sera, che poi la sera mangiavano non polenta, perché la zona di Pistoia c'erano i castagni, mangiavano le cose di castagnaccio, sì, ecco, ma senza l'olio, così fatte, sai, ecco. E sicché la guerra mondiale non fu una gioia, però quando siamo giovani c'è l'entusiasmo. Io mi ricordo che andai a dormire dagli occupanti inglesi e parlavo francese, perché da bambino la mia zia aveva un libro, Les Miserables, e con delle brutte figurine nere, sai, e c'era La Paupé de Cosette. Che sarà la paupella, era la bambola. Allora volevo sapere, con un ditino. Poi ho visto ancora il cinema muto. Quando arrivava la scritta, a 5 anni sapevo leggere, ma poco. E era bella andata via. Però quando lui torna dalla guerra e lei grida, Kim! E lui arriva con due stampelle senza le gambe. Che gioia! E il muto è stato un grande, ho avuto ora la gioia di vedere The Artist, il film che ha vinto, che insomma una sfida, bianco e nero e muto, allora, con tutti i luoghi comuni, sai, e l'attore che declina e quella che viene su, è nata una stella, sai quante se ne è visti di quei film lì, però la professionalità, ballano il tip e tap, Dio mio. Quando io facevo la televisione mi mettevano in camerino insieme a Edoardo Spadaro, che era quello che cantava «Mi porti un bacione a Firenze», sai, esagerato. Mussolini detestava i dialetti perché levavano l'unità della lingua. Era un maestrino di scuola, meglio di questi di ora. Aveva fatto i suoi studi regolari e, insomma, orrendo, però che devo fare? Quello ho avuto.